Prego, assessore. Signor Presidente, consiglieri, oggi insomma il compito, io intanto ringrazio i consiglieri che insomma rispetto a questo argomento hanno ricordato, qualcuno molto precisamente, le vicende che hanno riguardato sia politicamente che amministrativamente la vicenda di Giulio Agricola. Dopo mi permetterete di fare alcuni distinguo rispetto a quella che è la rappresentazione della politica, e su questo caso diciamo centrosinistra e centrodestra, no? Pari è. E poi quelli che sono gli atti amministrativi, però, perché un'amministrazione vive di atti amministrativi, di atti di evidenza pubblica. Non è che se qualcuno di noi pensa che una cosa sia giusta, poi questa avviene perché è giusto o perché la votiamo. Allora, per cominciare, intanto ribadisco che il Presidente del Municipio, la Giunta, ma mi pare tutto il Consiglio, quando abbiamo valutato la memoria di giunta che è stata emanata dall'assessore Improta, attuale assessore alla mobilità, tutti quanti, anche su proposta della giunta, abbiamo detto no al parcheggio per come ci era stato proposto di Magna Grecia, abbiamo detto no al parcheggio di Cessati Spiriti, abbiamo detto no al parcheggio di Rito Labieno, ma dicendo che noi... Può parlare adesso, vuole un po' più forte? Non ce la faccio. C'è un'amplificazione, non è che si può urlare. Allora faremo proprio un'amplificazione. Per favore, su, per favore. Certo che a me... Per favore! Scusi un attimo, chi è? Prego, mi dice di intervenire. Non è possibile, siamo in consiglio, non è un'assemblea pubblica così estemporanea. Prego, assessore. No, ricordo a tutti noi, no, per chiarezza di posizioni politiche, che abbiamo tutti quanti chiesto all'amministrazione comunale attualmente in carica che noi volevamo ridiscutere complessivamente qual era la localizzazione dei parcheggi e del piano urbano parcheggi del settimo municipio. Questo per chiarezza, non è che ogni volta ce lo diciamo, non c'è nessun atto pubblico che ha smentito quello che tutti quanti insieme abbiamo deciso. Siamo d'accordo? Detto questo, io intanto ringrazio il consigliere Matrona che mi fa l'onore di darmi insieme al sindaco Alemanno diciamo la facoltà di presentare il piano parcheggio. Ahimè, io avevo solo presentato all'epoca quella che era l'ordinanza sindacale del sindaco Alemanno, che recepiva quella che era l'ordinanza sindacale del sindaco Vertroni, che a sua volta elaborava quella che erano le localizzazioni del piano urbano parcheggi che venivano dall'ultima giunta Rutelli. Il lavoro dell'amministrazione comunale era quello, e chi svolge così come l'hanno fatto quelli prima e quelli dopo di me rappresentava quelle che erano le linee guida dell'amministrazione, così insomma funziona l'amministrazione. Detto questo, il municipio, lo dico per chiarezza a tutti, in questo percorso a fronte di una decisione dell'allora Consiglio di Presidenza, qualcuno c'era, ne faceva parte, dell'ex decimo municipio, rimodulò negli anni a venire, nel 2003, per la precisione era marzo, un piano urbano parcheggi con la localizzazione delle aree che potenzialmente potevano essere idonee. È da lì che deriva, no? Da questo lavoro di quegli anni che deriva la localizzazione dell'ex decimo.
Non è che nessuno se l'ha inventata, cioè, è stato Bucarini, è stato Morgia, è stato Alberelli, o Latino, o Capuano, tutti quelli che si sono succeduti alla mia funzione. È stato un lavoro complessivo che passò in consiglio e nelle commissioni competenti. Detto questo, io su PUP, nello specifico di Giulia Agricola, voglio dire alcune cose che, insomma, magari nella concitazione, nei ragionamenti, pure con i cittadini possono talvolta sfuggire o essere maldetto o rappresentato. È la concessione edilizia che dà diritto ai concessionari rispetto al titolo. Poi personalmente, l'ho detto già altre volte in consiglio e non solo in questa consigliatura, le concessioni edilizie rispetto al piano urbano parcheggi, anche se nel corso degli anni erano state modificate, e non solo per il raggio di pertenenzialità, hanno, diciamo, dei tratti che lasciano molta, diciamo, discrezionalità rispetto all'operatore economico. Uno di questi è una delle cose più fastidiose che avvengono per il piano urbano parcheggi, la lunghezza dei tempi di realizzazione che non sono determinate. Questo perché? Perché gli operatori, quasi sempre ditte medie e medio piccole dal punto di vista della consistenza, non avendo, il consigliere Ciancio faceva una disquisizione dal punto di vista economico, cioè, pur appropriata rispetto a quelle che sono i parcheggi, non avendo la robustezza economica di anticipare, dopodiché occupano l'area, allungano, nel frattempo prenotano i parcheggi e non si scoprono finanziariamente verso le banche. Beh, questa cosa è una delle cose più fastidiose che possono succedere nella realizzazione di queste opere, almeno dal mio punto di vista, ma credo che sia largamente condivisa, perché alcune opere, seppur, come dire, condivise, che hanno dato un risultato positivo, sono state opere che sono durate 5-6 anni di cantierizzazione, e questo oggettivamente è troppo. Dopodiché, come molti di voi ricordavano, nel settimo municipio ci sono state esperienze buone ed esperienze meno buone. Ci troviamo in una situazione in cui molti dei parcheggi interrati nell'ex nono non sono presi in carico dal municipio perché i collaudi di quelle opere non sono mai stati perfezionati per la mancanza strutturale di alcune opere, come del fatto che in alcuni parcheggi interrati l'operatore economico è fallito, per cui è difficile completare l'iter. Questo vale per i PUP, ma vale pure per le altre edificazioni pubbliche fatte con gli oneri a scomputo nella nostra città e nel nostro territorio. Nell'ex decimo, lo ricordava credo il consigliere Stellitano, l'operazione del piano urbano parcheggi, nella sua struttura, era concepita proprio per trarre quelle risorse che erano necessarie per delle opere pubbliche significative che miglioravano la vita dei quartieri. E rispetto ai PUP realizzati nell'ex decimo municipio sono stati realizzati, ricordo a beneficio di tutti e due, di tutti noi, due mercati rionali, il mercato di via Quintilio Varo, largo Giulio Capitolino, e il mercato di via Bonfante sono stati realizzati con gli oneri concessori dei PUP, ma non dei parcheggi interrati, non dei mercati, ma anche degli altri parcheggi interrati, che hanno trasferito oneri per trasformare i mercati da sede impropria a sede propria, in modo da rendere migliore la condizione di alcune strade come Larga Pio Claudio o come Viale Marco Fulvio Nobiliore. A oggi, lo ribadisco, perché poi insomma tutto il Consiglio lo ha detto e lo ha richiesto, non c'è. L'amministrazione comunale non ha perfezionato o emanato un ragionamento specifico rispetto a qual è la rivisitazione del piano urbano parcheggio della città in essere, perché è chiaro che la situazione delle localizzazioni ha un diverso livello di impegno amministrativo ed economico di esposizione da parte dell'amministrazione comunale, e come avete visto,
c'è un il problema del contenzioso a Giulia Agricola, ma a via Vercelli, largo Vercelli, il PUP va avanti bene, una situazione di criticità che è governata. A oggi, per quanto riguarda il PUP di Giulia Agricola, proprio in virtù della convenzione edilizia, della convenzione con il concessionario, e del fatto che nel gennaio del 2012 fu impedito alla Ecopark di perfezionare l'espianto degli alberi successivi, era successivo al maggio del 2011, dove... Scusate, per favore, no, signora, signora, no, non è possibile. Le do la relazione del dibattimento. Non aveva i permessi la ditta. Non aveva i permessi. Non aveva i permessi. Non è possibile interrompere così. Non corrisponde alla verità. Nessuno ha impedito gli espianti. C'è la relazione del dibattimento, ma non può dire cose che non sono vere. Va bene, la gente è venuta, per favore. Ma non è vero. Questa è l'opinione sua, va bene? È scritto qua. Signora, non è, prego, inizio di intervenire. Non è possibile, va bene? Non si può fare. Non si possono dire le cose non vere. Non è possibile. Oh, prego, inizio di intervenire. Non è possibile. È l'ultima volta che lo dico. Allora, prego. Andiamo a piantare la lavagna. Parlo per là, poi andiamo tutti a curare a Beirut. Diciamo personale, però è chiaro che fu l'espianto ulteriore degli alberi, così come qualcuno ricordava, concordato con l'amministrazione centrale, non avvenne in virtù di una, come dire, forte rimostranza da parte dei cittadini, che era caratterizzata politicamente da, sia diciamo, dall'arco costituzionale, passando per l'estremo. Sospendo il consiglio. Allora, consiglio sospeso. A questo punto chiediamo, è l'ultimo avviso, che allontano le persone. Io non capisco perché diciamo queste mie affermazioni vengano contestate quando io sto ripetendo e rimettendo in fila quello che anche i consiglieri sia del centrodestra che del centrosinistra hanno detto serenamente. Se le dico io non so la stessa cosa. Allora, tutti sanno che lì ci fu un'azione svolta rispetto a una parte politica che era il centrodestra anch'essa divisa, così come il centrosinistra anch'esso diviso, e c'erano la rappresentanza delle forze sociali antagoniste quella mattina, così c'erano parte del PDL con un'altra parte del PDL che era contro. Allora, prego i vincili di portare fuori la persona che disturba. Prego i vincili di portare fuori dall'aula le persone che disturbano. Non è possibile. D'accordo? Prego i vincili di portare fuori le persone che disturbano. Altrimenti faccio uscire tutti, faccio uscire tutti. Al prossimo disturbo i vincili vanno a uscire tutti. D'accordo? Vi ho avvisato. Allora, prego assessore. Io mi scuso se qualcuno pensa che questa mia ricostruzione sia offensiva, ma io tutto voglio meno che questo. A me mi sembrava di ricordare tutti insieme quali sono gli avvenimenti, perché poi, badate, quando la politica, e qui ci sono state decise cose all'unanimità, no? Successivamente, lo ricordavate pure voi, poi cambia idea. Era solo questo il punto, così come è avvenuto nell'ex decimo municipio rispetto al PUP di Giulia Agricola. E poi ci sono i problemi amministrativi, perché è giusto che la politica cambi idea, dopodiché gli atti amministrativi sono atti di evidenza pubblica su cui vive lo Stato italiano, e ognuno di noi, secondo il proprio diritto, da cittadino,
o così come l'amministrazione si avvalgono della facoltà di farli rispettare. È da queste convulsioni che nascono le questioni amministrative, che sui parcheggi interrati a Roma qualcuno ricordava la questione del Pincio, ma io posso ricordare una ancora più lunga purtroppo e perniciosa, che è quella di via Oslavia, che è stata, diciamo, rimasta appesa per 10 anni. Perché? C'era una volontà? No, perché il diritto, la questione, il contenzioso che si apriva tra l'amministrazione comunale, il proponente, il concessionario e i cittadini era un fatto amministrativo, non più politico, in cui le parti rivendicavano legittimamente i propri diritti. Io non voglio, cioè, l'hanno ricordato che qui persone molto più autorevoli di me, come il sindaco Alemanno, era venuto a proporre e a prospettare ai cittadini la possibilità, io lo dico, badate bene, perché pure tra virgolette come giustificazione al sindaco Alemanno, nel senso che non può essere tacciato di partigianeria. Perché? Perché quando è venuto a dire ai cittadini sì, la situazione è difficile, di degrado, va superata, quindi superiamo il cantiere, dopo ha dato questi input agli uffici e dopo non è successo niente. Perché? La responsabilità amministrativa in quel momento, proprio perché era il sindaco anche il commissario, era in capo a lui, personale, e lui avrebbe risposto personalmente con i propri beni e le proprie risorse rispetto ai diritti. Ma non è per codice, è per codice la legislazione italiana, il diritto. Ecco, questa è la situazione, la difficoltà di andare avanti nella soluzione del problema di Giulio Agricola. Che cosa è successo sempre centralmente? Assessore, a 2 minuti, sono già 20 minuti comunque. Prego. Che cosa ha fatto il sindaco il 12 aprile del 2013? Badate, una deliberazione di giunta numero 142 che dà mandato agli uffici dell'amministrazione capitolina, con supporto dell'avvocatura, ad un confronto con Ecopark per trovare una soluzione di reciproco soddisfacimento. Cioè l'amministrazione precedente era arrivata al punto di capire che amministrativamente le atti amministrativi erano talmente andati avanti e compromessi che senza un accordo con la controparte la questione giuridica non è più una questione di competenze dell'assessore in prota, non Masini, ma dell'assessore in prota o di altro, ma è una questione che ormai fa, come dire, capo alle controversie giuridiche. Dopodiché gli organi dell'amministrazione comunale competenti, su questo diciamo o sappiamo tutti qual è, diciamo, come dire, la competenza municipale, insomma non c'è praticamente da un punto di vista amministrativo. E con questo rispondo pure a chi mi ha chiesto chi a maggio aveva dato l'input di procedere con l'espianto dei platani che dovevano essere poi ripiantati a via delle Canapiglie. Non può essere che l'ex Dipartimento X dell'Ambiente, io non ricordo chi era l'assessore all'epoca, ma poco importa, ma è chiaro che la competenza... Ma tutt'oggi l'ufficio giardini del settimo municipio non è del settimo municipio, è un segmento staccato dell'ufficio giardini dell'amministrazione comunale. Cioè, giuridicamente lo sanno tutti che è così, non c'è poco da fare, non è che sta nel, diciamo, negli atti, nelle procedure, nelle responsabilità che la macchina amministrativa capitolina ha
macrostruttura centrale e microstruttura amministrativa. Insomma, mi sembra che sia un fatto assodato. Che cosa ha fatto il municipio su questo? Beh, in questa consigliatura, non parlo del passato, dove pure chi mi ha preceduto sicuramente avrà cercato di dare un input, diciamo, per la soluzione del problema dopo quello che i consiglieri avevano deciso, e io concordo con quanti di voi da tutte le parti dicevano: è chiaro che non si può risolvere il problema del Giulia Agricola e non ragionare poi su Tito Labieno, Marco Fulvio Nobiliore e tutto ciò che ha aperto, oppure per i PUP che sono nell'ex se no non municipio, quantomeno quelli sul suolo pubblico. Quantomeno quelli sul suolo pubblico, perché la giurisdizione, la capacità di intervento tra quelli sul suolo pubblico e quelli sul suolo privato è oggettivamente diversa. Cosa faccio io oltre alla lettera? Mi perdonerà il consigliere Matrona, cioè, io posso oltre a quello, anche perché chi sta al posto mio a tutti i livelli può fare quello, rispetto al diritto. No, stimolare le amministrazioni competenti a svolgere la propria azione. E lo dico perché in questo momento le amministrazioni competenti centrali non è più solo il Dipartimento Mobilità in capo all'assessore in proda o all'attuazione dei parcheggi o il Dipartimento Attuazione, ma c'è pure l'Avvocatura, cioè, con delibera comunale. Chiaro? Cioè, per cui la complessità di questo tema è nota a tutti. Vi tralascio quante volte in questi mesi mi sono rapportato con gli uffici centrali, con i responsabili, diciamo in maniera informale. Io vengo agli atti scritti di settembre, di dicembre, di febbraio, sia miei che dell'amministrazione attraverso l'unità organizzativa tecnica. Questo perché? Perché in questo periodo ci sono state delle diffide da parte dell'operatore economico nei confronti dell'amministrazione, addirittura avverso la Polizia Municipale, in cui la diffidava rispetto al cantiere ad essere, non so scritto, una specie di fumus persecutorio, insomma, cioè dei termini giuridici in punta di diritto, in cui, diciamo, veniva presa questa azione della Polizia Municipale come un ulteriore fatto negativo rispetto al diritto che l'operatore ha. E questa questione è stata affrontata anche dal vice segretario generale del Comune di Roma. Da ultimo vengo alle ultime questioni, perché se no poi sembra quasi che poi parliamo dell'atto di consiglio, se volete. Il proponente a gennaio scorso ha scritto di suo pugno, quindi pure questa è una lettera che sicuramente hanno scritto i suoi avvocati, che a gennaio di quest'anno, dopo le numerose sollecitazioni che aveva avuto, aveva tentato di entrare nel cantiere per fare un'operazione di decoro, di sfalcio, di pulizia e di risistemazione delle barriere che delimano il cantiere, e gli è stato impedito. Io signora non sto dicendo se è vero, io ho detto che ha... Vado negli atti scritti dell'amministrazione, quindi non è un'opinione personale. La mia opinione personale la potrò dare sull'atto di consiglio, eventualmente, se è gradita dal consiglio. Questi sono atti amministrativi e ribadisco, l'Ecopark ha scritto che a gennaio gli è stato impedito di entrare nel cantiere, sollecitato dall'amministrazione municipale da quella capitolina a un'azione di decoro da parte di
un sedicente comitato dei cittadini che è contrario al PUP, che è cosa diversa da ripristinare il decoro. A fronte di questo, questa roba di marzo, io ho scritto immediatamente, proprio perché l'interesse di tutti, mi pare di capire, è ristabilire, intanto cercare di superare la problematica definita nuovamente del PUP di Giulia Agricola, ma di definire al più presto, di pulire l'area. Qualcuno diceva di andarla a fare personalmente, cioè lì secondo me si può fare solo così, personalmente a proprio rischio e pericolo, perché quell'area c'è un diritto del concessionario, e questo è il mio punto di vista, perdonatemi. Io ho immediatamente scritto al Dipartimento Mobilità, all'UT Municipale e alla Polizia Locale di mettermi immediatamente al corrente di quanto concordato, perché io immaginavo in modo da creare i presupposti affinché tutti quanti noi, visto che quello è il primo obiettivo di ridare il decoro a quell'area, potevamo intervenire. A tutt'oggi questa risposta non mi è venuta, e questo è pure il motivo per cui io non ero in grado, rispetto all'interrogazione che aveva presentato qualche giorno fa la consigliera Cerconi, qui io, no, io non ero in grado di rispondere in maniera... Assessore, la prego di andare a concludere. Sì, perché... concludo. Non potevo rispondere perché non avevo gli elementi, come non li avevo adesso, perché mi era arrivata pure tardi quell'interrogazione. Per cui questa è l'azione che rinnoveremo, cercheremo di rinnovare con ancora più forza anche attraverso l'avvocatura. Dopodiché c'è che cosa facciamo oggi, che cosa fa il Consiglio oggi. Io mi sento di ragionare, di dire sommessamente che quanto rappresentato dal consigliere Belisario risponde molto vicino alla realtà, perché se una mozione di consiglio comunale non è stata in grado di condizionare l'amministrazione comunale, il sindaco Alemanno, votata all'unanimità, mi se non ricordo male, dell'11 novembre del 2012 a oggi, a produrre effetti positivi, io credo che una mozione... Quando non c'era un direttore... Scusate, consigliere Ciancio, per favore, per favore, consigliere, per favore. Prego, assessore, concluda per mezz'ora. Personalmente, per favore, ritengo che bisogna produrre un atto molto articolato, senza riferimento nello specifico per Giulia Agricola, perché questo è un fatto specifico dove politicamente, se ho capito bene, dell'Aula, io ne sono d'accordo, così come è d'accordo la Presidente, si ribadisce quanto già espresso nell'atto di consiglio, che noi vogliamo riragionare su tutto il piano urbano parcheggio del settimo municipio e dire le specificità di Giulia Agricola, sia all'amministrazione dell'avvocatura comunale, sia all'amministrazione del Dipartimento Urbano Parcheggi, dando la massima disponibilità sia della UOT municipale che della Polizia Locale Municipale a supportare le azioni di bonifica e di risanamento di quell'ambito territoriale, come prima cosa, e il resto l'accelerazione rispetto alla definizione della controversia giurisdizionale. Grazie. Grazie, assessore. Allora, discussione generale finita. Allora, i proponenti, se ho capito bene, per primo firmatario della mozione aveva prospettato il suo intervento di poter trasformare la mozione in risoluzione. Volevo capire un attimo dai proponenti della mozione cosa intendono fare. Prego, consigliere Matrono. Allora, primo, assessore, volevo rispondere solo su una cosa veloce. Non riapriamo, allora, le chiedo soltanto, non è possibile, su, per favore. Se mi fa partire, per favore. Sto dicendo che nella mozione del sindaco Alemanno non ci sono stati gli atti conseguenziali, cosa che dovrebbe accadere invece con questa risoluzione, se la trasformiamo in risoluzione. Se noi facciamo degli atti conseguenziali, può darsi che raggiungiamo qualche obiettivo. Uno, secondo voi ci sono due possibilità. Uno, ritirare l'atto,
perché sentendo che è un atto inutile, una risoluzione significa che tutto il lavoro che abbiamo fatto fino adesso con le risoluzioni e con le mozioni sono atti inutili, pertanto mettiamo i documenti in tre borse e ce ne andiamo a casa, perché poi questa è la realtà. Se invece la risoluzione ha un valore più forte della mozione, che non è un indirizzo politico come la mozione, a quel punto possiamo dire sospendere un attimo il Consiglio, riunire i capigruppi insieme all'assessore, aggiustare il tiro in una maniera un po' più forte, come ha sostenuto l'assessore, ha detto aggiustiamo il tiro, facciamola più forte, più corposa, allora possiamo aggiustarla in questa maniera, cioè dire, magari innanzitutto la prima cosa principale è entrare con forza dentro e qualcuno se ne assume responsabilità per togliere il degrado, perché quella è la cosa principale. Dopodiché vediamo qual è l'atto conseguenziale per agire sul dipartimento o sul sindaco, sull'assessore competente per far sì che vengano attivate tutte le procedure. Pertanto chiedo, se il Presidente ce lo concede, la sospensione del Consiglio per riunirci un attimo con i firmatari per aggiustare questo qua. Dopodiché andiamo al voto, facciamo un voto nominale se siamo d'accordo. E... Allora, posso dire, no, perché per fatto personale, ma non perché... Ma non ho offeso. Allora, sospendo il Consiglio, i proponenti della mozione insieme ai capigruppo. Allora, 10 minuti di sospensione. Si chiede di prendere posto, il pubblico prendere posto. Riprendiamo i lavori. Allora. Va bene. Allora, se siamo pronti, primo firmatario ci illustra le modifiche apportate all'atto. Allora. Allora, visto che dovevamo... Scusi un attimo, consigliere Matrone. Allora, ci siamo? Per favore. Allora, prego, consigliere Matrone. Allora, grazie. Allora, visto che per trasformare tutta la mozione in risoluzione avremmo dovuto cambiare tutto il corpo della delibera, della mozione stessa, abbiamo cassato 1, 2, 3, 4, il quarto punto, quindi rimane... Il Consiglio del Settimo Municipio dà mandato al Presidente e all'assessore competente in materia ad attivarsi con urgenza presso gli uffici tecnici e o competenti in materia capitolini al fine di intraprendere tutti gli atti necessari affinché venga ridato decoro all'area del cantiere, salvaguardando in primis l'urgenza e la sicurezza dei cittadini. 2. Di attivarsi affinché tutte le procedure siano svolte per superare al più presto la controversia giuridica con l'operatore. Credo che questo sia la premessa. Tutta l'ordinanza, citare tutta l'ordinanza e noi singoli partiti. Vabbè, di citare abbiamo aggiunto praticamente tutto quanto. È per il modo per fare. Scusa, ma interviene il decoro urbano? Se no c'è. Alla di intraprendere tutti gli atti necessari affinché venga ridato decoro all'area del cantiere, salvaguardando in primis l'urgenza e la sicurezza dei cittadini. Penso che raggruppi l'1, 2 e 3, perché il decoro c'è lo sfarcio dell'erba e tutto quanto. Le barriere, secondo me, sono quelle che vengono rimosse immediatamente e vengono ripristinati i luoghi, perché se la sicurezza è quella... C'è un fatto di igiene. Possiamo aggiungere... Metti concretamente la pulizia, perché sennò quello è il decoro, che vuol dire? Metti che deve essere... C'è scritto igiene. L'urgenza, scusate. Madonna, la devi mettere in ripristino dei luoghi come precedenti. Ma quello per... Questa è demagogia. Scusa, mi dovete perdonare. Per favore... È questo che è questo che allora scusate. Prego, consigliere, scusate. Io ripeto, poi se c'è qualcosa da aggiungere, perché non è, l'abbiamo discussa e diciamo partorita insieme, quindi non è che è un'iniziativa mia o sua di tutti quanti. Allora, visto che c'erano dei punti
tipo di far sgomberare immediatamente l'area di cantiere, visto che tutt'oggi è tutta priva di qualsiasi autorizzazione, questo lo sappiamo, però provvedere immediatamente alla pulizia dello sfarcera, lo sfarcio dell'erba era come detto inizialmente, chiedere agli uffici competenti il ripristino dello stato dei luoghi. Abbiamo accorpato 1, 2, 3, 4. Ripristino dello stato dei luoghi, lo devi lasciare perché lo sfarcio. Allora, noi dobbiamo fare in maniera, Cinzia, se noi facciamo una forzatura, allora noi ci abbiamo come garanzia, scusate, alla, la proposta che è stata fatta all'assessore, gli è stata detta all'assessore, qual è lo strumento che a te occorre per far sì che ti puoi muovere con più forza verso gli uffici capitolini? L'assessore ci ha dettato questo, ha detto per me, se scriviamo così, ho capito, io sto dicendolo pubblicamente, non è che me lo sono inventato io, è stata una cosa, un consiglio dato dall'assessore. Sono d'accordo. Si chiede una somma urgenza, Coira, si chiede una somma urgenza e si interviene al più presto, lì c'è il problema, ci sono le buche intorno al cantiere. E allora la somma urgenza la chiede l'assessore. Scusate, forse quando si parla di sicurezza qualcuno, scusate, quando si parla di sicurezza, credo che la sicurezza riaccorpi tutto quanto, dalla rimozione delle barriere che sono diventate fatiscenti e pericolosi, dalla chiusura delle buche, penso che sia quella la cosa, sicurezza non è soltanto ammazzar topo, cioè quella è igiene, vogliamo fare non so che altro, togliere le bottiglie, potrebbe rientrare la sicurezza, ma è tutto il contesto. Se noi adesso andiamo a dire, giustamente questo, parlando con l'assessore, è lui che ci ha delucidato e ci ha fatto capire che se andiamo con un atto come è stato fatto precedentemente, rischiamo di andare a toppare contro gli uffici capitolini. Dopo un anno. Sì. Dopo un anno. Allora, ripeto, gli abbiamo chiesto all'assessore qual è lo strumento che ti occorre per far sì che ti puoi attivare immediatamente presso gli uffici capitolini per ripristinare l'area, per ridare sicurezza e decoro ai cittadini, di intraprendere tutti gli atti necessari affinché venga ridata all'area del cantiere, salvaguardando in primis l'urgenza e la sicurezza dei cittadini. 1. Di attivarsi affinché tutte le procedure siano risvolte per superare al più presto la controversia con l'operatore. Perché la controversia? Perché se vengono attivate tutte le procedure con la controversia contro l'operatore, automaticamente decade tutta l'autorizzazione, decade tutto quello che c'è e automaticamente andiamo a ripristinare l'area. Punto. Io credo che sia. Allora scusate, allora, però. Vabbè, io non è che. Così Madonna, su un altro solo. Allora, no. Per favore. Allora, questa diciamo è l'intesa trovata tra i firmatari e il capigruppo. Come no? Come no? C'era il capogruppo però. C'era il capogruppo, dai, che rappresenta tutto. No. Allora. Quella mozione si può modificare se tutti i firmatari sono d'accordo. Ragazzi, non dovete darla per favore. Perché sono stato io il modificatore di tutti noi. Abbiamo optato per questa soluzione. Allora io vorrei. Parlate al consiglio e decidete voi. Allora, punto, che allora apriamo, scusate, chiedere con urgenza una somma urgenza per il ripristino dello stato dei luoghi, recuperando dal punto di vista funzionale ed ambientale tutta l'area. Questo si può fare. Allora, perché non si può fare la somma urgenza? Per favore, hanno fatto. Per favore, allora, quella è la proposta che è scaturita dall'intesa tra i firmatari, per primo firmatario, credo che rappresentasse tutti i firmatari, spero, e il capogruppo. Allora, su questa, adesso facciamo, discutiamo su questa. Su questa proposta modificata, allora però tenendo presente che la discussione generale è finita, eh? Allora, questo è diciamo l'atto finale scaturito, quindi io credo dobbiamo discutere su questa proposta, va bene? Allora,
così modificata, giusto? Modifica, certo. Allora, chi vuole intervenire? Non riapriamo la discussione generale perché non è il caso, eh? Allora, sulle modifiche. Sulle modifiche? Sì, scusate, per avere le modifiche io chiederei di averle scritte, perché io non mi ricordo quello che ha detto, né tantomeno quello che ha suggerito l'assessore in una stanza così in modo repentino. Io vorrei un deliberato preciso. Scusate, no, non l'ha fatto, no, scusate, sapete quanto io amo l'assessore Morgia, no? C'è un amore tra me e lui infinito, è apposta, allora, è apposta. Pertanto dire questo è sbagliato. Noi abbiamo concordato con i capigruppo e c'erano alcuni firmatari, abbiamo chiesto giustamente quello che potevamo fare. L'indicazione è stata questa. Se adesso vogliamo rompere tutto il castello, no, non è così, Ciancio, allora ascolta. Abbiamo raggruppato i quattro punti in due punti, dividendoli. Il primo, sicurezza in primis e igiene del cantiere, primis. Il secondo è la controversia con l'operatore. Sono due cose differenti. Cioè, quindi sono due cose che dà mandato. Se poi allora parlate. Scusate. Allora scusate, sospendo il nuovo consiglio per dare la possibilità di fare la fotocopia. Arriviamo alla conclusione. Allora vi leggo, diciamo, il testo finale. Chiaramente le premesse rimane tale e quale all'atto presentato, poi nella parte deliberativa c'è scritto e con il consiglio del settimo municipio dà mandato al presidente, all'assessore competente, ad attivarsi con urgenza presso gli uffici capitolini al fine di intraprendere tutti gli atti necessari affinché venga ridato decoro all'area del cantiere, salvaguardando in primis la sicurezza dei cittadini, l'igiene e l'igiene, provvedendo altresì alla pulizia periodica dell'area suddetta. 2. Di attivarsi affinché tutte le procedure siano svolte tempestivamente per superare al più presto la controversia con l'operatore per procedere al ripristino dei luoghi. Questo è, diciamo, l'atto finale che mettiamo, facciamo delle dichiarazioni di voto e mettiamo in votazione. Una cosa ti volevo dire. I firmatari sono sempre gli stessi, sì, oppure adesso viene con lui? È una mozione. Allora, naturalmente gli uffici, scusate un attimo, gli uffici mi dicono, scusate, allora, i firmatari della mozione restano gli stessi o firmata, condivisa da tutti quelli che sono d'accordo? In quel caso ce la firma. Se non sono d'accordo lo firmano, come fai? Va bene? Possono passare a firmare dopo? Allora. Sì, è logico. Aspetta, la facciamo firmare. Devi togliere dopo. Qua. La firmano dopo, chiaramente. Domani firmate. Sì, sì. Premesso che nell'ordinanza sindacale 129 del 27 novembre del sindaco delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono previsti interventi nel settimo municipio relativi al parcheggio, vabbè, tra poi, i quali me la dai questa, viale Giulia Vigola, poi viene, va bene, d'accordo, va bene, allora viene condivisa da tutti. Allora, questo, metto in votazione questo atto. Allora, prima c'è la dichiarazione di voto. Ci sono le dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano. Presidente, posso chiedere una cosa prima che passi la dichiarazione di voto? Io, naturalmente, il lavoro che è stato fatto questa mattina si poteva fare meglio e in più con meno tempo, però vorrei pregare il Presidente della Commissione Lavori Pubblici di convocare al più presto, punto all'ordine del giorno, e riguardare le carte. Intanto cammina, però riguardiamo le, mi scusi se non mi sono alzato in piedi, e riguardiamo le carte per cercare di trovare una soluzione definitiva. Grazie. Entra la commissione che si adopererà. Allora, consigliere Giuliano, prego. Allora,
Aver insomma sospeso per aver aggiunto che la manutenzione dell'aria mi sembrava insomma implicita, però pensavo che all'interno di questo, di questa modifica ci dovesse essere un concetto che deve arrivare a chi di dovere, quindi a chi sta dall'altra parte, che ovviamente quindi poteva anche andar bene come mozione, come era stata impostata, perché noi chiediamo quello che ovviamente possiamo chiedere con forza, ma avevamo anche parlato, e sarà, e non va bene se non è stato messo in, questo, in questa mozione, ma è un atto che la commissione competente deve fare insieme all'assessore, è dire e chiedere con forza una commissione congiunta comunale dove si può andare tutta la commissione o chi vuol venire, i consiglieri tutti, insieme ai cittadini che potranno assistere, a chiedere lo stato dell'arte una volta per tutte con carta alla mano, per capire poi effettivamente, quindi mettere su quel tavolo questa mozione, cioè questo indirizzo, questa richiesta, perché se non c'è quell'atto conseguenziale, cioè non c'è questa commissione che deve essere con forza richiesta, è normale che poi ci continuiamo a parlare addosso, perché come ci ha spiegato prima l'assessore, alcune richieste sono state fatte, no? Dal comune, le commissioni, la commissione consigliere comunale ha fatto una mozione e non ha avuto riscontro, allora se fisicamente non andiamo lì insieme a chi di dovere e a mettere sul tavolo, bene, l'esigenza è quella di mettere in sicurezza quello che dobbiamo fare e vogliamo capire lo stato dell'arte, vogliamo capire la procedura amministrativa dove, a che punto sta, che problemi contiene, se sono superabili, insuperabili, anche per cercare di far capire a loro anche uno stato temporale, cioè uno spazio di tempo, ma quanto tempo dobbiamo stare così, oppure cioè, a male estremi, estremi rimedi, io non lo so insomma, però cerchiamo di dare questo nostro contributo, perché comunque se continuiamo a farci tra di noi queste cose, no? Ci parliamo addosso, questo sarà l'ottavo atto che famo su sta roba, ok? Allora cerchiamo di fare un passo avanti, non avendo la, diciamo, gli strumenti, quello che possiamo è fare un passo avanti, abbiamo rimesso in piedi, va bene, come mozione il problema che si era un po', diciamo così, dimenticato dalle alte sfere, noi l'abbiamo rimesso sul territorio, andiamo lì con forza e chiediamo una commissione competente insieme alla nostra. Dichiarazione di voto, il consigliere Giuliano. Visto che ci abbiamo messo un'ora e mezza per mettere la cosa in più, sono d'accordo uguale. Va bene, consigliere Ciancio per il Partito Democratico, dichiarazione di voto. Ma quindi è dichiarazione di voto? Siamo in dichiarazione di voto, non siamo in discussione. Bene. Volevo dire che l'assessore si è così oggi, dopo tanto tempo, guidato la matita degli estensori di questa mozione, vorrei che altrettanto prendesse un impegno vero e concreto rispetto a questo problema, perché il suo pallino è un altro, il suo c'ha un retropensiero che a me non garba molto, glielo dico molto francamente. Quindi se lei oggi si assume veramente e pienamente la responsabilità di quello che ha scritto, voglio dire, il nostro voto è favorevole, ma ci deve essere una piena consapevolezza che non è dietro queste parole che lei ha scritto il problema o ha fatto scrivere al consigliere Matrona, così, come dire, pagatamente ha consentito. Il ripristino dell'aria, no, cioè voglio dire, che lo chiediamo, cioè voglio dire, un'azione noi la possiamo fare attraverso il suo mandato, è quello che chiedevamo prima e lo chiediamo adesso. Adesso se questa mozione potrà servire, però è l'impegno suo che a noi interessa. E finisco nel dire che il voto del PD è favorevole a questa mozione, però con un impegno forte che l'assessore si deve assumere, sinora assolutamente ho visto, come dire, nascosto dietro alcune paure di convenzioni che non deve temere. Il decreto sugli appalti pubblici è dalla sua parte, assessore, è dalla sua parte, quindi non è come lei ha descritto sinora, quindi la invito a guardare con attenzione e a seguire presso il Dipartimento un'azione celere e veloce su questo problema. Grazie, grazie. Consigliere Ciancio. Allora, altre dichiarazioni di voto? Consigliere Matronola, Forza Italia. Allora, abbiamo fatto quest'atto, credo eravamo tutti quanti presenti, l'abbiamo modificato
e credo adesso arrivare in consiglio e buttare sulla colpa su quello o quell'altro non mi sembra una cosa corretta. Io prima di entrare ho litigato con l'assessore, avete sentito, ci ho strillato, quindi ci siamo un po' presi su altri argomenti, pertanto non è che voglio spezzare una lancia a favore suo, per carità, perché mi guarderei, però c'ho una lancia e una lenci, pertanto però voglio dire, sembra soltanto che abbiamo aggiustato il tiro. È un tiro che forse qualcuno ha dei dubbi, pure io posso avere dei dubbi, però se abbiamo dei dubbi su questa mozione, come abbiamo aggiustato il tiro, sicuramente avremo dei dubbi anche su tutte le altre mozioni che abbiamo votato fino adesso. Allora diamo fiducia a questa mozione. E io ripeto, quello che ho chiesto, e c'era il consigliere Laddaga, perché mi sembra che ha dato il suo assenso, quando io ho detto, assessore, qual è lo strumento che ti occorre per andare avanti? Mi sembra più chiaro di così. Ci ha dato dei consigli, che sono questi, che adesso ci vengono dei dubbi dopo che abbiamo aggiustato l'atto alla presenza di tutti quanti, mi sembra una cosa assurda. Allora aspettiamo che venga prodotto l'atto, venga votato, lo diamo nelle mani dell'assessore, dopodiché vediamo nell'arco di pochissimi giorni. Io penso che parliamo per la prossima settimana, assessore, non credo che dobbiamo andare oltre. Esatto, subito dopo le elezioni, tanto non è che forse quest'atto lo dobbiamo portare dopo le elezioni, vabbè, ma non ce ne frega niente. Il voto del Forza Italia è favorevole? Secondo me sì. Grazie consigliere Matrona. Allora, altre dichiarazioni di voto? Non ne vedo, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Alza sta mano, perché alza la mano. Alza la mano. Alzata. Provata con 23 voti favorevoli. Facciamo la controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi è astenuto? Nessuno. Allora, la mozione è approvata. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Allora, terzo punto, proposta di risoluzione, modifica della deliberazione del 2012. Presidente della Commissione, prego di illustrare la proposta di risoluzione. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri, direttore, assessore. Cambiamo completamente argomento, quindi mi dispiace per chi era venuto anche ad ascoltare quanto si vuole discutere con questa proposta di risoluzione, purtroppo sono famiglie che non hanno le ore di assistenza, quindi sono dovuti andare via, però insomma la discussione è normale che si prolungasse così tanto. Che cos'è la delibera 355 e come si viene a questa proposta? La delibera 355 del 2012, fatta dalla Giunta Comunale, pone al centro la ristruzione del servizio domiciliare in favore di disabili, anziani e minori. Ha un percorso molto lungo, c'è una prima delibera 317 che è una fase di sperimentazione che viene svolta in 4 municipi, e noi non eravamo tra questi. Proprio per, vista la riforma, visto il tema, vista l'importanza dell'assistenza domiciliare e del servizio da offrire all'utenza, poneva dei criteri, degli steccati anche condivisibili. Nel frattempo però, quando i municipi hanno cominciato ad applicare la suddetta delibera, si sono subito accorti che c'erano delle criticità forti ed importanti che richiedevano un'attenzione particolare, in particolare il fatto che già dall'inizio, dalla prima fase di sperimentazione, non si andavano ad attuare i criteri veri di quella delibera, ovvero intanto un criterio di uniformità del servizio valido per tutti i municipi, in seconda cosa
la vera interesse, il mettere al centro i bisogni dell'utente, e quindi da qui nasce il cosiddetto piano individuale, cioè andare a studiare in profondità anche con un accordo tra municipi, tutte le parti interessate, quindi municipi, famiglie, cooperative, ASL, quali fosse il reale bisogno per il quale si andava a discutere la richiesta fatta dall'utenza. I bisogni quindi della persona non hanno avuto, diciamo, un'adeguata risposta con la suddetta riforma. Quando si è esteso con questa delibera di giunta comunale, ovviamente, l'applicazione in tutti i municipi, noi avevamo una situazione particolare perché nell'ex nono municipio è stata applicata in un periodo, mentre nell'ex decimo è stata posticipata l'applicazione. Scelta che in parte, diciamo, ha messo l'ex municipio decimo anche in una fase di criticità nei confronti dell'amministrazione comunale di allora, ma c'era una difesa anche necessaria di fronte a quanto si andava ad attuare. Che cosa voleva dire e come si è trasformata questa applicazione? Si è trasformata in un taglio delle ore, in un ragionamento, ovviamente per gli assistiti, in un ragionamento fatto solo ed esclusivamente, io comunque sto parlando, capisco che l'interesse rispetto all'argomento di prima per alcuni di voi può essere diverso, ma richiede comunque la sua attenzione. Credo che la consigliera Petrotti abbia pienamente ragione. Capisco che disabili, anziani e minori non desta chissà quanta, ma si vede insomma dalle priorità che si scelgono di fare anche in questo municipio, però vabbè, vado avanti. Quali sono, dicevo, qual è la necessità di alcune rivisitazioni, in particolare il fatto che si andava a ragionare solo ed esclusivamente per bilancio, quindi per fondi a disposizione, ovviamente un ragionamento importante, ma che ha messo diciamo, totalmente da parte quelle che erano le necessità, i bisogni che chiedevano gli utenti. Questo ha provocato quindi una scheda di valutazione del bisogno sia per quello che riguarda gli anziani, i disabili in particolare, totalmente inapplicabile, cioè non è uno strumento uniforme prima di tutto, cioè uguale per tutti i municipi, che non è in grado, soprattutto per quanto riguarda i disabili, casi gravi e gravissimi, e in particolare le forme di autismo o anche ad esempio altri tipi di disabilità, penso agli epilettici in tutto questo, i famosi anche disabili mentali definiti così, di una non valutazione dell'effettivo bisogno di quella persona. Quindi quando sollevavamo la questione della necessità di ripristinare un interesse soprattutto sul piano individuale, qualcuno ci guardava, diciamo, non comprendendo. Poi in realtà io dovrei ringraziare, ripetevo prima, non ci sono, ma le audizioni che ci sono state con le consulte dell'handicap, sia dell'ex nono che dell'ex decimo, credo che abbiano aiutato non solo il lavoro della commissione ma i commissari tutti per farci sostanzialmente capire qual era poi il vero problema, cioè la necessità in realtà di avere una flessibilità anche maggiore, soprattutto nei casi gravi e gravissimi, e quando ciò accade, cioè quando si va in deroga, per esempio anche ai pacchetti massimi, cioè quelli che per quelle deroghe che ci sono stati dati oggi devono rientrare nei 2.500 euro, ma che a volte, in alcuni casi, richiedendo un'assistenza con un doppio operatore, portano ad un'eccedenza. Questo perché? Perché evidentemente rimettere dei parametri dentro una scheda di valutazione così stretta e così ingessata non può e non aiuta sicuramente l'amministrazione in questo, forse in parte, diciamo, gli uffici sì, ma anche chi ha elaborato, diciamo, e chi ha applicato in quel modo la riforma stessa fatta in questo modo, a concentrare il tutto solo ed esclusivamente su una mera riflessione di tipo economico. Quindi che cosa chiediamo? Io intanto ringrazio, diciamo, la Commissione, perché è stato un lavoro che abbiamo fatto sin da quando, quindi è quasi un anno che insomma stiamo ragionando insieme su come presentarci, su come spronare il Comune di Roma in questo. E che cosa chiediamo? Noi non chiediamo solo di rivedere quella delibera, noi chiediamo di mettere in campo e in piedi un vero processo di riforma.
cioè una vera e propria trasformazione del servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani, a disabili e minori. E questo purtroppo non è perché diciamo noi siamo cattivi con chi ci ha preceduto, ma perché per quanto ci riguarda, per quanto riguarda il nostro municipio, i numeri parlano chiaro. Se l'applicazione di questa riforma ci regala, per quanto riguarda il SAISA, 40 anziani in lista di attesa nell'ex nono municipio, e stiamo messi bene, perché nell'ex decimo sono 420. Se pensiamo che ci sono 55 persone disabili in lista di attesa, quindi parlo del SAIS, con 201 pacchetti firmati attivi, nell'ex nono, e ce ne sono 250 nell'ex decimo, questo è un problema che attiene purtroppo a quel pacchetto che ci è stato presentato e che non è applicabile, perché non ha aiutato, anche in una logica di equità sociale, ciò che si prefiggeva in parte quella riforma, quella delibera, di superare quegli steccati e anche di aprire queste famose liste di attesa, perché non ci scordiamo che se c'è da una parte la famiglia che chiede un sostegno, perché l'assistenza domiciliare serve a questo, serve a sollevare quelle persone che con una difficoltà quotidiana all'interno della propria famiglia chiedono un bisogno che può essere legato a diverse necessità, a maggior ragione soprattutto quando ad avere in carico quel disabile sono anche persone anziane. È per questo che la flessibilità è di dovere e non si può passare solo per una valutazione che va nel pacchetto dell'ISEE, perché l'ISEE non aiuta a valutare qual è la reale necessità di quella famiglia che deve ricorrere alla richiesta di assistenza domiciliare. Detto questo, e quindi diciamo il nostro obiettivo è quello di chiedere al Comune di Roma un'attivazione repentina, necessaria soprattutto perché noi non possiamo pensare che su un tema così importante, sul quale anche non solo ci siamo battuti in campagna elettorale e non è un argomento che si può misurare di fronte a queste tematiche qui, la situazione che si è creata è da una parte chi ha si è trovato con delle ore decurtate, e attenzione, lo dico per chiarimento, ognuno ha fatto il proprio, in questa partita purtroppo i soggetti interessati sono diversi, ci sono gli enti gestori da una parte, c'è il municipio, ci sono le ASL, ci sono le cooperative, ma soprattutto ci sono le famiglie, ci sono gli utenti che hanno trovato una decurtazione delle ore di assistenza da una parte. Io non sono un amante di chi dice seppur poco, perché quel seppur poco purtroppo su una scala di 30 giorni vuol dire 9-10 ore in meno di assistenza, che se mi permettete non è poco proprio per niente. E soprattutto perché di fronte a una nostra necessità di definire delle priorità, io lo dico un po' perché forse mi appassiono a questi temi, mi emozionano per usare diciamo un termine ricorrente, penso che noi dobbiamo dare una svolta significativa, e quindi credo che sia sul tavolo cittadino, ma prima di tutto a partire dai municipi che si fanno il carico dell'assistenza, che hanno il carico e le responsabilità degli utenti, sia necessario avviare il prima possibile, questo è quello che noi chiediamo esplicitamente, intanto dei tavoli tecnici con i municipi, perché sono quelli che ci aiutano ad aprire anche una fase di discussione. Ora, questa probabilmente sarà uno step che il Comune di Roma lo farà, ci chiamerà ad un tavolo, con l'intento, io mi è sembrato di capire questo anche dalla voce dell'assessore Cutini, c'è una volontà di mettere mano non con delle modifiche ma con una riforma vera del servizio di assistenza, e su questo credo che da protagonisti lo debbano fare gli enti di prossimità come i municipi, che ogni giorno hanno il carico delle richieste. Dall'altra è opportuno, e l'abbiamo messo nel nostro dispositivo, ripristinare anche quei principi fondamentali che quella delibera perseguiva, e quindi l'individuazione del bisogno quale elemento determinante per l'accesso ai servizi e anche per l'intensità degli interventi erogati, l'uniformazione dei processi di valutazione del bisogno, il rispetto dell'equità sociale, perché ripeto, se da una parte c'è chi ha
ha le ore tagliate e dall'altra purtroppo a chi ha, a chi quelle ore non le ha. Non le ha mai potute avere, e le ho lette prima, diciamo, i numeri e le liste bloccate che purtroppo non siamo riusciti ad aprire neanche quest'anno. Dall'altra parte c'è ovviamente la valorizzazione dei servizi sociali municipali. La risoluzione in sé è corposa. L'inserimento all'interno della costruzione dei piani di intervento individuali e delle modalità per la fruizione da parte del cittadino dell'assistenza indiretta, cioè da una parte si deve mettere e deve essere diciamo il punto centrale, non è la famiglia solo il richiedente di un servizio, dietro a quella richiesta ci sono delle necessità e dei bisogni che assolutamente devono essere valutati e un pacchetto, diciamo, che va forse superato, forse possiamo immaginare ad una vera e propria presa in carico, forse possiamo adeguarci a questo lavoro che sta portando avanti la Regione Lazio con le linee guida per la 328, potrebbe essere un modello dal quale ci si può anche ispirare. Quello che è necessario è promuovere un'elaborazione di un sistema anche di compartecipazione tra le famiglie, tra le ASL, tra le cooperative, che mettano però al centro l'elaborazione della richiesta dell'individuo. A tutto questo noi abbiamo fatto anche riferimento, diciamo, ad alcuni impegni che abbiamo preso da quanto è stato anche votato, approvato all'unanimità per esempio dal Consiglio Comunale. Ho fatto riferimento alla mozione numero 20 del 19 marzo del 2012, dove chiedeva proprio un'attenzione rispetto all'assistenza indiretta, addirittura richiedendo una vera e propria voce di costo sul capitolo di bilancio. Ora stiamo entrando anche in una discussione, anche quest'anno, una discussione del bilancio. Come ho avuto modo di dire in commissione, l'ho condiviso, io penso che anche questa è un'opportunità. Allora vorrei superare, diciamo, in una fase in cui la difficoltà è tanta, ma vorrei anche superare lo stato in cui sono i servizi sociali, non solo nel nostro territorio ma più in generale nella città. Questo diventa un motivo per cui questa riforma, ma anche tutto quello che verrà e quindi la discussione che questa può aprire, può diventare il momento in cui si pongono delle questioni rilevanti per trasformare i servizi sociali nella nostra città, per renderli adeguati alle nuove richieste, per dare quella possibilità a chi fino ad oggi si è trovato escluso in questo processo di partecipazione, a dare del suo, a trasformare i processi, a rimettere tutte quelle necessità in fila che però guardino prima di tutto le reali necessità di chi quelle richieste le pone. E lo dico costantemente, purtroppo, anzi quotidianamente, a noi consiglieri. Io lo regalo alla nostra commissione, lo regalo all'assessore che ha lavorato con una delibera, con una memoria di giunta sullo stesso tema, e quindi penso che su questo Consiglio e Commissione possano agire e continuare ad agire insieme, siamo disponibili, e soprattutto ci auguriamo che questi 15 giorni in cui si lavora e ci chiameranno a questo tavolo diventino l'opportunità per aprire una stagione nuova sui servizi sociali. Grazie. Grazie a lei, consigliere Vitrotti. Apriamo la discussione, chi vuole intervenire? Prego, se non ci sono consiglieri, do la parola al consigliere Giuliano. Un attimo, assessore, do per ultima poi la parola. Grazie, no, ma solo per mettere in evidenza che la Commissione ovviamente ha tirato fuori questo documento molto articolato e nel quale è contenuto, insomma, poi una serie di valutazioni che emergono da un quadro ovviamente cittadino, non solo municipale, di grande preoccupazione. E per sintetizzare, perché poi alla fine dobbiamo fare i conti sempre, no? Non si possono fare i conti senza l'oste, come si dice, insomma, dalle nostre parti, si può sintetizzare il tutto, cioè tutto questo lavoro effettuato deve poi rientrare nel famoso bilancio comunale che ogni anno noi dobbiamo comunque affrontare. Quindi
È normale che noi il lavoro lo facciamo, la Commissione l'ha fatto per cercare di dare il contributo. La 355 era da completare, ovviamente, era da modificare, da dare degli elementi aggiuntivi, perché poi quando si fanno questi percorsi, quando si entra in questo settore, ovviamente non è facile tirare una linea, no, orizzontale, insomma va fatto uno studio accurato. Però poi è stata una partenza, diciamo una discreta partenza, che ha messo in evidenza alcune cose positive e altre le ha lasciate un po' così nell'oblio, come per esempio la mancanza dell'ISE, eccetera, eccetera, e come tutto quello che la Presidente ha specificato molto bene. Però poi il tutto si racchiude e ovviamente, no, noi dobbiamo fare appunto rapportarci con quello che saranno le economicità e quindi quello che verrà stabilito, quello che verrà dato a questo municipio come disponibilità economica, quindi la forza che si riuscirà politicamente a far sostenere questo diciamo, indirizzo, questo intervento, perché ancorché si possa mettere a posto la 355 che già ha il suo valore, poi dopo deve essere tradotto, deve essere inserito nel quadro del piano finanziario, che non è la mia materia, ma quando ci si mette mano è difficoltoso. Però prendo poi, e quindi nulla da aggiungere in tal senso, prendo che comunque questo è uno strumento che deve permettere a chi di dovere, quindi a Roma Capitale, giustamente per la sua funzione, per la sua grandezza, per la sua importanza, una città come Roma non può permettersi di non tener presente alcune situazioni, non lo può fare, quindi bisogna trovare tutti gli strumenti possibili e immaginabili, però è ovvio che questo, come ci auguriamo che sia lo strumento, no, per comunque entrare ancora meglio dentro. La cosa invece che vorrei che fosse messa e quindi che ho percepito, poi dopo bisogna dare parola ai fatti, ho percepito dall'intervento e che mi piace comunque ricordare e sottolineare, è quello della stagione nuova sui servizi sociali. Questo lo prendo come un dogma, cioè come una cosa fondamentale. Voglio vedere se questo municipio nella proiezione e quindi nell'evoluzione, nel migliorare, possa tener conto di una nuova stagione che deve affrontare questo settore. Va rimesso mano, va rimessa, insomma, va ricoordinata la situazione, ne parlavamo anche l'altro giorno in commissione anche con l'assessore presente, perché ci sono delle discasie, insomma, delle storture che per diverso tempo sono state permesse e che vanno regolamentate, vanno inquadrate e si rimette in evidenza effettivamente alcune necessità che sono prioritarie rispetto ad altre, anche perché poi non si può nascondere dietro la 238, la 385, quelle che sono le leggi, come si chiamano, 328, 376, 423, comunque, perché i numeri poi li diamo tutti, no? Perché poi è il contenuto che vale, e però poi va fatto un'analisi, quindi se abbiamo il coraggio di aver portato questa cosa, questo documento, e quindi con la coscienza di entrare e dare il nostro contributo, dobbiamo avere coraggio a casa nostra di risistemare quello che è il quadro del piano sociale. Grazie consigliere Giuliano, consigliere Tutino, prego. Grazie, sarò molto breve visto l'ora tarda. Quello della commissione, io penso che sia un lavoro importante, in particolare mi soffermo su un punto che è, anzi sono due punti del risolve. Del risolve? Scusate. Consigliere Giuliano. E in particolare su due punti del risolve in cui si dà particolare importanza alla autonomia di scelta da parte del disabile, e ciò che va sotto il nome in particolare di assistenza indiretta, ma poi al di là dei nomi si tratta della possibilità da parte del disabile di scegliere come vivere, da chi essere aiutato,
da chi essere assistito dal disabile della propria famiglia. Siccome questo entra nella risoluzione in una maniera decisa e precisa e quindi si chiede che il superamento della 355 con un potenziamento di questi aspetti, questo ci convince molto, perché come lista civica è stato uno degli aspetti su cui non capisco. Grazie. È uno degli aspetti su cui come lista civica abbiamo tentato. Non so più. Su cui come lista civica abbiamo tentato di portare l'attenzione, devo dire abbiamo trovato risposte positive da parte della commissione e dei consiglieri. Quindi in questo senso crediamo che possa essere un documento importante da parte del nostro municipio e lo sosteniamo decisamente. Grazie. Grazie consigliere Tutino. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi passiamo alla dichiarazione di voto. Assessore Grillo, prego. Allora, fondamentalmente ringrazio la Commissione e il Consiglio di aver portato avanti questa risoluzione, perché di fatto con la memoria anche di giunta che era stata fatta precedentemente era proprio quello che ci si aspettava e si chiedeva, era un atto del Consiglio a fronte di un problema che stiamo tentando di risolvere di fatto da quando ci siamo insediati. Sulla 355 la problematica ovviamente è stata mossa da tutti gli assessori delle politiche sociali di tutti i municipi e abbiamo già dall'inizio sollecitato il più possibile l'assessorato all'apertura dei tavoli per la revisione della delibera. E anzi su questo municipio abbiamo già tentato di partire con una discussione all'interno appunto del municipio sulla possibilità di fornire anche un modello, una soluzione, un'idea di intervento da sottoporre direttamente all'assessorato. Sono assolutamente d'accordo su tutto quello che è stato detto e soprattutto sul fatto che proprio le nuove linee guida che citava la Presidente della nuova legge regionale del welfare contraddicono totalmente la delibera 355, perché le linee guida pongono al centro di tutto la persona con i suoi bisogni e con un'assoluta integrazione del socio sanitario insieme a tutto il terzo settore che è coinvolto nella programmazione degli interventi. E ovviamente credo che questa sia la soluzione, la strada da prendere. Da una parte c'è sicuramente la situazione economica che va valutata e vista, perché purtroppo sappiamo che le risorse a nostra disposizione sono sempre troppo limitate. Dall'altra è proprio la modifica di una visione del welfare che in questo momento in cui le difficoltà e il disagio sociale colgono un po' tutte le categorie, non soltanto quelle ovviamente dei disabili, degli anziani che abbiamo appena citato. La riforma del welfare è necessaria, dobbiamo avere la capacità di creare sul territorio una rete sociale che sappia sostenere le difficoltà e le esigenze di ogni singolo cittadino, e questo credo che sia uno sforzo che dobbiamo fare tutti insieme e costruire insieme ai cittadini e alle forze sociali che agiscono, non solo quelle che sono direttamente gli enti gestori finanziari dal municipio, ma tutte le forze sociali che su questo territorio intervengono. Quindi ben venga questa risoluzione, sarà mia cura a questo punto inviare sia la memoria che la risoluzione all'assessorato capitolino, anche se è notizia appunto di un paio di giorni fa della riunione fatta con l'assessore Cutini che si sta finalmente procedendo all'apertura di questi benedetti tavoli. Grazie a tutti. Grazie a lei assessore. Allora, dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Tutino, lista civica. Imperdonabilmente ho ringraziato solo la commissione per il buon lavoro, ma devo aggiungere
che è stato molto importante la relazione con l'assessore, e quindi chiaramente la nostra dichiarazione di voto è positivo, ma non potevo diciamo omettere questo aspetto. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Vitrotti per il PD. Sì, ovviamente per il Partito Democratico, favorevole a questa risoluzione. E altre dichiarazioni di voto? Non ci sono? Va bene, allora. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Facciamo la controprova, chi è contrario? Nessuno, chi si astiene? Sì, nessuno. Allora. Carlone pure andato via. Sì, 21 voti favorevoli. Allora, 21 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto, la risoluzione è approvata. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Proposta di risoluzione avente ad oggetto campagna di sensibilizzazione nelle scuole, parliamo di sentimenti, nuove forme di collaborazione scuola-famiglia per progetti educativi da svolgersi nell'ambito delle scuole materne, primarie e secondarie di primo, vabbè, ce l'avete però, no? Vabbè, cosa, a quest'ora facciamo tilde. Allora, chi è che presenta l'atto? Presidente della Commissione? No. Grazie, io la ringrazio, vorrei dare questo. Scusa, questa è alla risoluzione della risoluzione. Se non è il Presidente della Commissione, la considera la notte? Se vuole. Se volete, io volevo che la presentasse. Va bene, d'accordo, prego, consigliere la notte. Scusate, mamma mia. Ragazzo, stiamo scherzando. Allora, questa proposta nasce da tantissime sollecitazioni che ci sono arrivate, non solo come consigliera di questo municipio, ma anche in altri municipi, ricevute tramite mail, messaggi, da parte di genitori preoccupati nel vedersi sempre più scavalcati dalla scuola nel ruolo primario di educatori. Come sappiamo benissimo, insomma, l'articolo 14 della Costituzione italiana dice che i genitori hanno la libertà di educare i propri figli. E infatti durante l'anno scolastico in corso sono stati autorizzati dal Dipartimento e dall'assessore Capitolino delle politiche della scuola corsi di aggiornamento inseriti nel progetto La scuola fa la differenza, avendo come scopo quello di avviare percorsi formativi innovativi per sostenere una didattica volta al rispetto per gli altri e contribuire in tal modo alla campagna contro il fenomeno del bullismo e della violenza di genere. Ma oltre a tutto questo sono stati anche inseriti argomenti riguardanti l'ambito dell'educazione affettivo-sentimentale rivolti a sviluppare nei bambini, nei nostri figli, sensibilità alle pari opportunità, smantellando per esempio la realtà dell'essere mamma e papà, che è già stato sostituito nelle nostre modulistiche con il termine di genitore 1 e genitore 2. Inoltre in questi corsi di aggiornamento si sono promosse diverse tipologie di libri, sia di favole che didattici, con contenuti esplicitamente non conformi alle disposizioni del MIUR, in quanto non si sconfigge la violenza di genere distruggendo la meravigliosa bellezza che intercorre nella differenza tra uomo e donna. In questa risoluzione non si parla di omofobia, bensì... Bellissimo. Ti piace, vero?
In questa risoluzione non si parla di omofobia, ma di educazione ai sentimenti, di educazione alla sessualità, ricordando che educare significa aiutare i bambini a diventare persone adulte e il suo sviluppo è frutto di diversi elementi che agiscono insieme e stimolano l'intelligenza, la coscienza, l'affettività e il corpo. Per attuare tutto questo in modo armonico intervengono in primis i genitori e la famiglia, a cui è data la libertà di educare i propri figli, e poi la scuola. Solo quando si instaura una vera e propria alleanza educativa tra scuola e famiglia si riesce a costruire l'insieme delle condizioni di vita sociale che permettono ad ogni persona di vivere e promuovere il bene comune. E, ultimamente, per esempio, anche il Papa sabato scorso ha incontrato la scuola italiana e volevo condividere con voi quello che ha detto perché è molto interessante. Il Papa scrive che fin dall'asilo nido la scuola è il luogo di incontro e ognuno di noi ha bisogno di questa cultura dell'incontro, soprattutto nell'età della crescita, come un complemento alla famiglia. La famiglia è il primo nucleo di relazioni, la relazione con il padre e la madre è alla base e ci accompagna sempre nella vita, ma a scuola noi socializziamo, incontriamo persone diverse da noi, per età, per cultura, per origine e per capacità. La scuola è la prima società che integra la famiglia. La famiglia e la scuola quindi non vanno mai contrapposte, sono complementari. E dunque è importante che collaborino nel rispetto reciproco. Per l'appunto quindi questa risoluzione vuole sottolineare l'importanza che vengano rispettati primariamente valori e assunti etici del contesto sociale di provenienza di ogni bambino, cioè la famiglia. Con queste premesse si richiede quindi il coinvolgimento delle famiglie. E perché no, io cerco anche di osare in questo momento, anche delle associazioni genitoriali, nella promozione e costituzione di progetti didattici ed educativi inerenti all'educazione affettivo-sentimentale, nell'ambito dell'asilo nido, delle scuole materne, primarie e secondarie, di primo e di secondo grado. Per esempio anche la memoria di giunta che è stata fatta l'8 maggio, privilegia nella strutturazione dei nuovi POF aree tematiche riguardanti argomentazioni sopra proposte. Chiedo quindi a tutti voi consiglieri di votare positivamente questa risoluzione, che ha come scopo quello di coinvolgere maggiormente le famiglie quando si trattano argomenti di natura sentimentale e sessuale nelle scuole, in particolare negli asili nido. Questa è una proposta di buon senso che nasce dal basso, nasce dalle famiglie preoccupate, a cui volenti o nolenti va data una risposta. E non vorrei che anche su questi temi ci fossero strumentalizzazioni politiche. Sui nostri figli non vogliamo che vengano fatte speculazioni o sperimentazioni. Grazie. Grazie a lei, consigliera Lanotte. Allora, apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Posso leggerlo? Allora, c'è qualcuno che vuole intervenire? Consigliere Poli, prego. Grazie Presidente. Io più che entrare nel merito del provvedimento che è passato in commissione per due o tre volte, volevo pregare lei Presidente gli uffici se fosse possibile prevedere un coordinamento formale del testo e inserire la dicitura approvata dalla commissione terza nella seduta del, perché dalla stesura non compare, questo per dare atto ovviamente che l'atto, ancorché amabilmente proposto dalla proponente, è stata poi frutto di una sollecitazione, una rielaborazione interna della commissione. Non a caso la consigliera Notte ha fatto cenno alle associazioni genitoriali dicendo di osare, perché è proprio uno dei pezzi che era stato tolto dopo i lavori di commissione. Quindi se fosse possibile anche in sede successiva prevedere questo adempimento e aggiungere che la risoluzione è passata in commissione, perché nel testo non è riportato. Grazie.
Allora, perché abbiamo vari, il problema è che abbiamo avuto varie stesure di questa cosa. Va bene, ci sono no, va bene, credo che no, no, riferimento per il resto, mi sembra sì. Io però chiaramente quella, diciamo, sì, prima del risolve bisogna aggiungere la commissione terza sì. Ha approvato la presente risoluzione in data in data 9 d'accordo, va bene 9 però io mi permetto scusate, altri interventi consigliere Ciancio, prego. Presenti, eccolo, vedi. Ah. Grazie Presidente. Non sappiamo chi era presente, consigliere Ciancio. C'è stato un lavoro in commissione sia da parte del consigliere Benassi dei Poli rispetto, però mi sembra, io l'atto finale lo vedo adesso, ma mi sembra che qualcosa non è stato esplicitato bene, perché avevamo un dubbio, però se rimane così ci sono dei problemi, cioè il fatto del coinvolgimento delle famiglie nella stesura dei programmi integrati, non vi ricordate che abbiamo mosso qualche problema soprattutto avete levato di dati integrativi avete aggiunto, questo era sì, era questo il punto su cui c'era la discussione che abbiamo. Quindi coinvolgimento, che io devo dire questo, lo dico anche in aula, naturalmente sono cose condivisibili, però a volte come dire, le famiglie pensano di fare il bene, però poi diventa una cosa che difficile da attuare. Era questa la puntualizzazione che volevo fare su questo atto. Grazie. Grazie consigliere Ciancio. Altri interventi? Allora, vediamo se ci sono ancora consiglieri. Altri interventi? Consigliera Lenci, prego. Grazie Presidente. No, io diciamo, noi abbiamo affrontato questo lavoro in commissione perché appunto avevamo raccolto delle preoccupazioni di alcuni consiglieri riguardo proprio a questo progetto che si stava già attuando in alcune scuole. Abbiamo ritenuto corretto, diciamo, cercare di coinvolgere le famiglie e quindi rispettare tutte le sensibilità che fanno parte di una scuola, di un contesto, diciamo, dove c'è socialità. Anche perché, insomma, ognuno di noi ha un percorso e ha un credo, quindi è giusto che vengano rispettate tutte le realtà. È importante però, avevamo anche parlato di questo, appunto, mai di fare un percorso insieme di crescita, però è importante anche la conoscenza, infatti è riuscito fuori proprio per il problema che ci troviamo oggi sul bullismo e tante altre problematiche legate alla crescita, diciamo, e anche al cambiamento della famiglia che sta avvenendo. Quindi pensavamo che fosse una cosa positiva, ecco, appunto, poter far partecipare anche le famiglie laddove ci si occupa, insomma, di un'educazione dei propri figli. Grazie. Grazie a lei consigliera Lenci. Consigliera Cerconi, prego. No, ho poco da svegliare. L'unica, io sono molto contenta di questo atto che è stato portato in commissione. In commissione ci siamo confrontati, io sono per il confronto e quindi quando ci sono dei temi importanti, diciamo che non possono che trovarci d'accordo. Io credo che questo atto sia importante perché si inserisce, come è successo lo scorso anno, l'assessore è venuto in commissione e ci aveva letto una serie, diciamo, di temi che erano così importanti, diciamo, per la giunta nella memoria di giunta, era l'ultima memoria di giunta, e se voi leggete il secondo punto del risolve, ad avviare una campagna di sensibilizzazione connessa ai temi dell'educazione affettiva sentimentale, del bullismo e della violenza sulle donne, che veda coinvolte famiglie, insegnanti e operatori specializzati. Cioè il senso qual è? È prendere tutti quegli attori che sono importanti per la formazione di un bambino e appunto di creare una sinergia comune affinché, io l'ho detto anche in commissione questo, un bambino non sia semplicemente un vaso da riempire con delle nozioni, ma sia considerato appunto
un bambino che ha bisogno di una crescita anche personale, non solo di quello che gli viene detto a scuola, di quello che viene detto in famiglia, ma che possa sviluppare una propria diciamo, consapevolezza. La cosa importante è anche perché abbiamo coinvolgimento delle famiglie, perché spesso a scuola ovviamente viene, soprattutto negli ultimi tempi, vengono proposti dei temi che non sono i temi o l'educazione che una famiglia cerca di dare al proprio bambino. In virtù di questo io vorrei dire una cosa: così come sono legittime le pluralità di posizioni e vengono rispettate da una parte, devono anche essere rispettate dalla parte opposta. Nel momento in cui, per esempio, non si è d'accordo su determinate politiche che vengono inserite nella scuola, oggi come oggi io credo che sia giusto anche tutelare coloro che oggi hanno una formazione, chiedono una formazione cattolica, cristiana, e che vogliono che la scuola rispetti i loro, questo tipo di educazione. La scuola pubblica deve garantire tutti, e per questo io credo che coinvolgere le famiglie qua c'è scritto nei programmi integrativi dell'offerta formativa, quindi se non sbaglio, Presidente, significa in quello che va al di là della semplice offerta didattica, giusto, ne avevamo parlato, è essenziale, non perché ci dobbiamo battere su un piano culturale piuttosto che un altro, ma per la formazione stesso del bambino, che deve avere un inizio nella famiglia, un proseguo all'interno della scuola. Grazie mille. Grazie a lei, consigliere Cercuoli. Ci sono altri interventi? Ha chiesto la parola l'assessore Antonelli. Prego. Grazie Presidente, buongiorno consiglieri. Allora, volevo ringraziare la consigliera Lanotte che con il garbo che la contraddistingue e anche con la serenità ci ha proposto questa occasione, che è stata poi occasione in commissione anche di aprire un confronto sereno, accogliendo l'ipotesi che la proposta iniziale avesse anche delle rettifiche e delle integrazioni. E già in commissione mi ero espresso favorevolmente a quello che è poi il testo definitivo che la consigliera Lanotte e la commissione scuola portano oggi in consiglio, e di questo ringrazio i commissari della loro disponibilità a lavorare. E il mio parere favorevole era nella direzione di riconoscere alla scuola e alla sua autonomia la necessità di diventare sempre di più comunità scolastica educante. Per farlo non può tenere fuori nessuno dei soggetti attivi nell'educazione dei bambini, quindi non può tenere fuori nelle linee programmatiche delle politiche territoriali, che sono espressione del voto dei cittadini, non può tenere fuori tutto il privato sociale che contribuisce a tessere il tessuto territoriale, non può tenere fuori né l'impegno cattolico né l'impegno laico che intorno alla scuola costruisce percorsi di cittadinanza, e chiaramente non può tenere fuori il protagonista principale, che sono le famiglie. In quest'ottica, nel fermo rispetto dell'autonomia di ogni istituzione scolastica, non solo perché gli è riconosciuta legalmente, ma anche perché gli è propria, è il mandato che lo Stato italiano dà alla scuola italiana, che è quello di crescere i nostri figli, credo che sia utile, ma non in questo caso, credo che sia utile in generale nello sviluppo e nella costruzione di comunità scolastiche, che le famiglie assumano un ruolo attivo sia in fase di ascolto che in fase di proposta. In questo senso ho accolto molto positivamente l'iniziativa della consigliera Lanotte e anche la disponibilità dei commissari a ragionare su questo tipo di mozione. Nel caso specifico, devo dire, rispetto all'intervento della consigliera Cercuoli, la scuola italiana è laica e a questo si deve attenere nel dare un'educazione ai propri bambini, nel rispetto di tutte le tradizioni politiche, culturali, religiose e filosofiche. Per questo credo che sia importante rispettare le sensibilità di chi ha un credo con cui vuole crescere i propri bimbi, e anche rispettare le sensibilità di chi vuole accogliere la possibilità che i propri bimbi abbiano degli orientamenti religiosi, filosofici o sessuali di tipo diverso da quelli tradizionalmente intesi. Credo che questo sia importante perché
connota questa proposta come una proposta nel rispetto di tutti e quindi non come una proposta che difende una unica categoria. Secondo me rispettare le sensibilità di un'area importante e massiccia della tradizione italiana significa cogliere la necessità di rispettare le sensibilità di tutti. E in questa direzione va anche la memoria di Giunta a cui faceva riferimento la consigliera Lanotte, e sempre in questa direzione, senza nessun pregiudizio ideologico, va l'iniziativa a cui tutti i consiglieri siete stati invitati per mercoledì 21, che è un'iniziativa di formazione rivolta a insegnanti ed educatori affinché tutelino i diritti e le fragilità anche dei bambini che alle volte vengono derisi, sia che abbiano avviato un loro consapevole orientamento sessuale, sia che alle volte non ce l'abbiano, ma vengono semplicemente derisi perché viviamo in un paese in cui etichettare i bambini come omosessuali o in altro genere è a prescindere ritenuto offensivo. È un termine che non viene utilizzato per identificare un orientamento di genere, ma viene utilizzato per offendere. Questo credo che noi non lo possiamo accettare. In questa direzione, nella tutela di tutte le fragilità, anche di chi in tenera età è inconsapevole del fatto che alcuni atteggiamenti potrebbero richiamare su di sé determinati epiteti, credo che il nostro dovere è anche fornire agli insegnanti gli strumenti perché anche questo tipo di situazioni di bullismo omofobico, il termine che più gli si addice, vengono contenute. Quindi il mio parere a questa mozione, così come si presenta oggi, è favorevole perché spero, mi auspico che il mio mandato di questi anni sia il più possibile nella direzione di creare partecipazione e condivisione fra l'istituzione scolastica, l'ente locale municipio, le famiglie e tutto il tessuto territoriale, perché credo che solo un percorso condiviso e partecipato risponda pienamente ai bisogni dei cittadini. Grazie Assessore. Allora, passiamo a dichiarazione di voto. Consigliere Benassi, prego. Sì, grazie Presidente, colleghi e colleghe, consiglieri, signor Assessore. Dunque io credo che la discussione che ha portato all'approvazione di questa risoluzione sia stata molto matura, in cui si è tenuto conto delle diverse posizioni, delle diverse sensibilità dei componenti della Commissione, che all'unanimità è riuscita a trovare una sintesi, credo. Come già detto, l'atto tocca il tema della sfera affettiva, la sfera sentimentale, che è un aspetto direi fondamentale dello sviluppo e della crescita della persona. Io credo sia giusto che la scuola abbia un ruolo, debba avere un ruolo nel poter dare degli strumenti minimi per capire meglio gli aspetti connessi a questo tema, in modo da poter capire e rispettare meglio se stessi e anche gli altri. Su questo tema si stanno anche muovendo a livello nazionale delle iniziative, si sta promuovendo una campagna per l'introduzione dell'ora di educazione sentimentale nelle scuole, i cui propositi, almeno secondo me, sono davvero positivi. Con questa dichiarazione di voto favorevole io comunque voglio precisare che non è nostra intenzione mettere, diciamo, in discussione l'autonomia delle scuole rispetto ai programmi integrativi e quello che abbiamo, insomma, inserito nell'atto, ma siamo d'accordo che comunque ci sia bisogno di un giusto coinvolgimento delle famiglie nelle iniziative che riguardano questo tema che, ripeto, è davvero delicato per tutti. Quindi grazie. Grazie a lei, consigliere Benassi. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Landaga, Nenci, Cofano, Benassi, Villa, Matronola, Tredici, Lanotte, Cipponi, Giuliano e Allora, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Lozzi. Allora, Allora, 15 voti a favore con l'astensione della consigliera Lozzi, l'atto è approvato. Il consiglio è chiuso. Grazie.